Continua il sogno Champions League per il Cagliari di Zola. Quarti in classifica, un secco 4-2 al Chievo in un Sant'Elia non così pieno come nelle precedenti partite. Arrigoni ancora senza Suazo, con un Langella scatenato e Zola ancora una volta decisivo. Veneti invece senza Marchegiani e Tiribocchi, nemmeno in panchina per dissidi con l'allenatore Beretta. Subito Chievo vicino al gol, azione di Pellissier dalla fascia, ma Malagò e Brighi non riescono sotto porta a sfruttare le incertezze del portiere Kater Giannakis. Il Cagliari si fa pericoloso al 20° con Zola che prova il lob. Marcon interviene all'inizio, palla che sfugge dalle mani del vice marchigiani. Bega prova la rovesciata, ma Marcon alla fine riesce a respingere l'insidia e il pericolo. I clivensi vicini al vantaggio, cross di Cossato dalla destra, di testa Semioli fuori di un nulla dal palo coperto dalla porta di Kater Giannakis. Cagliari che passa in vantaggio al 33° con Gianfranco Zola, magistrale punizione calciata dalla fantasista di Oliena. Nulla può Marcone, riserva di Marchegiani che nemmeno si muove dalla linea di porta. 1-0 e per Zola il gol numero 4 in questa stagione. Rivediamo la rete di Gianfranco Zola. Il 2-0 matura dopo 6 minuti, Esposito lancia in area Langella, il numero 23 sardo viene atterrato da Cesar per tre foloni e penalty dal dischetto Zola, Fredda, Marcon. Palla a sinistra, portiere a destra, 2-0 e rete numero 5 in campionato per il capitano del Cagliari. In chiusura del primo tempo arriva il terzo gol dei ragazzi di Arrigoni. Langella raccoglie dal limite dell'area la sfera e trova una conclusione di controbalzo che fa alzare in piedi i presenti al Sant'Elia. Rete da incorniciare per il napoletano cresciuto calcisticamente in Sardegna, è la quarta marcatura in questo campionato in Serie A. Primo tempo che si chiude così 3-0, partita ormai compromessa per il Chievo. Beretta, nonostante il gap, prova a cambiare le carte facendo entrare Luciano, ed è proprio Luciano a provare con un tiro che termina alto sopra la traversa. I veneti si fanno vedere al 15° finalmente, Cossato serve Pellissier, destro preciso e potente deviato dal portiere cagliaritano Kater Giannakis, 3-1 la situazione. I padroni di casa trovano la via del gol un paio di minuti dopo. Il poker arriva da Nelson Abejon che scavalca con un pallonetto Marcon, decisamente lontano dalla sua porta. Lob preciso e per il centrocampista uruguaiano, sfera che incoccia al palo e che si adagia in rete. 4-1 la situazione, ma il Chievo continua a crederci. Con Cossato, prima una bella parata di Kater Giannakis sul tiro dell'attaccante clivense, dopodiché ancora Cossato, questa volta di testa, con la palla che termina alta di poco. Ci provano i padroni di casa con Esposito, nulla da fare per il numero 7 napoletano a secco quest'oggi di gol. Esce Zola, entra Del Nevo tra gli applausi del pubblico del Sant'Elia che regalano questa standing ovation al loro capitano. Chievo che trova poi la rete numero 2 del match verso lo scadere della partita, ci pensa Mauri, appena entrato al posto di Pellissier a ribadire di testa il corner calciato da Luciano. Finisce 4-2, Cagliari che coglie il quinto successo su 8 al Sant'Elia, Chievo invece che resta nella pancia della classifica a quota 17.